Il convento abbandonato dei monaci del diavolo a Sicignano degli Alburni. Sussurri e sinistre presenze fra vegetazione e ruderi diroccati. Esploriamo il convento abbandonato dei monaci del diavolo di Sicignano. Anno del Signore 1120, se i monaci avessero saputo che da lì a breve sarebbero stati sterminati senza pietà, certo ci avrebbero pensato due volte prima di spalancare il pesante portone e accogliere quel viandante lacero ed affamato. Ma la regola recita ferrea di dare ospitalità e un sicuro riparo a tutti i pellegrini. Il forestiero era magro, ferito e molto provato da una vita di stenti, ma si offrì ugualmente di dare una mano nei lavori in convento in cambio di un tetto e del cibo. Colpo diventò il tuttofare, aiutando i confratelli nell'orto o con i lavori manuali più gravosi, e negli anni successivi prese i voti diventando uno di loro. Ma i voti presi per gratitudine non cancellano di colpo una vita normale fatta di pulsioni e impietosi desideri carnali. Così arrivò il giorno in cui il giovane frate si innamorò di una contadina locale. Gli incontri fortuiti avvenivano in segreto fra i campi alla luce della luna, ma presto arrivò il tempo in cui la signora d'argento smise di essere l'unica silenziosa testimone. A causa della improvvidenziale insonnia di uno dei confratelli, gli amanti vennero scoperti e puniti, lui rinchiuso nelle segrete del convento per espiare il suo peccato, e lei torturata con l'accusa di essere una strega ammaliatrice. Purtroppo la giovane contadina resse alle torture, e morì fra atroci dolori, procurati da quelli che dovevano essere soltanto dei frati miti e bonaccioni. Così, venuta meno la causa del peccato, il giovane frate venne liberato. Ma lui nell'oscurità quelle segrete, giurò vendetta e consegnò la sua anima al diavolo divenendo il male in persona. Nei mesi successivi, i frati morirono uno dopo l'altro in circostanze misteriose e cruente. Chi impalato nei campi, chi caduto nel pozzo, chi orribilmente smembrato. Anche i tanti del piccolo borgo che osavano avvicinarsi troppo alle mura del convento, non facevano più ritorno in paese, nella migliore delle ipotesi, o venivano ritrovati cadaveri, nella peggiore. Il giovane si trovò ad essere in un solo colpo l'unico abitante del convento. Promosso a priore per improvvisa e inspiegabile moria di frati. La sua sete di vendetta era così implacabile, che si scagliò persino su una giovane coppia di sposi la cui carrozza giunse malauguratamente al portone del convento in una notte fredda e piovosa. Si tratta di un cavallo terrorizzato che giunse galoppando fra le strade del paese, trascinando il corpo del suo padrone col cranio fracassato. Mentre della donna nessuno seppe più nulla. A quel punto, le truci notizie giunsero a Napoli all'orecchio del re Carlo di Borbone, il quale mandò i suoi sgherri a Sicignano per fare luce sui recenti sanguinosi fatti. Venne accertata l'evidenza ritenendo il diabolico frate come unico colpevole degli orrendi delitti. Fu infatti processato sommariamente e giustiziato per impiccagione sulla quercia davanti al convento. Si dice che da allora la sua figura incappucciata vaghi ancora fra quelle mura in cerca di sangue e vendetta. O in cerca dello spirito sua amata. Col tempo il convento divenne dapprima un collegio, poi un seminario, e infine sede del ginnasio a partire dalla seconda metà del secolo scorso. Dopo la sconsacrazione le sue porte vennero sbarrate definitivamente nel 1972, e da allora, i suoi unici abitanti sono la fitta vegetazione e i sussurri delle sinistre presenze che vi vagano senza riposo. Ora vi racconto cosa ho deciso di fare. Un pomeriggio decisi di infilarmi i migliori anfibi della mia collezione da guerra, afferrare il macete per districarmi nella vegetazione, e partire per esplorare quello che oggi ormai è noto come il convento abbandonato dei monaci del diavolo. Ah sì, avevo con me anche un antichissimo messale che non si sa mai. Il rudere del convento si raggiunge tramite un omonimo, via convento, e tortuoso viottolo di montagna, oltrepassando un cimitero, un pesante cancello, un allevamento di cinghiali, qui ho avuto paura sul serio, e una fittissima sterpaglia. Prima di raggiungere questo isolato e silenzioso rudere, ho provato a chiedere notizie ai cittadini più anziani del posto, ma le risposte tutte uguali, recitavano all'unisono un omertoso «Laggiù non c'è niente». E chiamalo niente. Eppure sono in molti a giurare di aver visto strane ombre vagare fra le macerie del refettorio o delle minuscole celle. Io sono della convinta opinione
che dai morti non ci sia nulla da temere. Tuttavia, mentre mi aggiravo in quel luogo, in cerca di un varco per entrare, non ho potuto fare a meno di avvertire tanta inquietudine e una strana sensazione, come una minaccia sinistra che mi faceva trasalire ad ogni passo, ad ogni scricchiolio, ad ogni sibilo. Ad e più, decisamente inquietante è stata la vista delle suppellettili accatastate in cucina, come se gli ultimi inquilini avessero abbandonato tutto in fretta e furia scappando da qualcosa o da qualcuno. Più di una volta, infatti, ho avuto l'impressione che un paio di occhi mi stessero osservando da quelle finestre abbandonate. E più di una volta, tremolante anche nel pensiero, mi sono detto scatta e scappa. Un abominio però l'ho commesso anch'io, e credo che presto verrò punito per questo. Ho preso a calci il portone sbarrato della piccola cappella del convento, solo per il gusto di fotografarne gli interni. Avevo sentito dire di un superbo organo semidistrutto e di bellissimi affreschi imprigionati da rovi e rampicanti. Ad un certo punto mi sono fermato, perché i calci al pesante portone ligneo erano gli unici rumori in quel silenzio assordante di montagna. Anche l'eco del motosega che si sentiva in lontananza ha cessato improvvisamente. Ma cosa sto facendo? Mi sono detto. Così senza pensarci, con un gesto folle e totalmente privo di senso ho bussato. Sì, ho bussato. Non so se siano stati i miei colpi a causare l'assestamento del portone, o se qualche animale è entrato, chissà, come avesse emesso un sibilo o un fruscio, ma il rumore che ho avvertito dall'interno della cappella, io non me lo scorderò per gli anni a venire. Neanche il tempo di riprendermi, mi volto distinto e per la seconda volta il mio cuore si ferma. C'è un enorme maremmano bianco che mi fissa, talmente immobile e in silenzio da sembrare irreale. In passato ho avuto un cane da pastore maremmano. Lui si chiamava Yanko e posso affermare di conoscerne benissimo il caratteraccio e la brutale violenza in caso di invasione del suo territorio. È un cane che o è ai tuoi piedi o alla tua gola. Ma lui è lì fra le foglie secche a un metro da me, e immobile, come il mio sangue che si era gelato dal terrore. Possibile che io non l'abbia sentito avvicinarsi. Mi ritrovo con le spalle al vecchio portone e completamente morto di paura. Ma ho la lucidità di pensare che se avesse voluto attaccarmi ormai l'avrebbe già fatto. Non mi mostra i denti, eppure il suo collo basso e le zampe enormi ben piantate a terra non promettono nulla di buono. So esattamente di non dover commettere gesti impulsivi per evitare di finire come uno spezzatino, ma i secondi in cui io e quella inquietante creatura ci fissiamo mi sono sembrati una maledetta eternità. Avevo solo voglia di scappare. E poi all'improvviso di nuovo quel rumore dall'interno della cappella. Stavolta scappo facendo appello all'ultimo briciolo di coraggio e di senno, e corro nella sterpaglia senza voltarmi, senza poter esplorare l'interno del convento, e soprattutto senza diventare il Ciappi formato famiglia della serata. Mi avevano avvertito della presenza di grossi cani e di un custode cacciatore dalla verve particolarmente incazzosa. Ma trovarmi quel silenzioso bestione alle spalle, a tradimento, è stato peggio di aver visto un fantasma. Oppure lo era davvero? Per finire mi è andata bene. Sono tornato sano e salvo dalla follia dell'incursione nel convento abbandonato dei monaci del diavolo. Cosa fosse quel sinistro rumore nella cappella, e cosa volesse quel cane dall'espressione così inquietante poco importa. So solo che questa esperienza mi ha tolto 10 anni di vita. Grazie per aver guardato questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, un commento, e iscrivetevi al canale, un piccolo gesto per voi, ma un grande supporto per fare crescere il mio canale e portare sempre più contenuti interessanti. Io vi saluto e vi aspetto in un nuovo interessante video. Su Pro Contro. Ciao!